La festa dei bambini che fa divertire anche gli adulti. A Trinitapoli il Carnevale, giunto alla sesta edizione, è riuscito a mettere insieme questi due aspetti. Due giorni tra spettacoli e sfilate, come quella di domenica mattina, a misura di bambino, ma coinvolgenti anche per i più grandi. In decine di migliaia si sono ritrovati nella cittadina degli Ipogei per far festa. Così la sfilata del Carnevale non è stata solo un momento tutto trinitapolese, ma condiviso con chi è arrivato da altre città, come Cerignola, Trani, Biceglie o Canosa di Puglia, solo per citarne alcune. A fare da cornice agli 8 gruppi mascherati in gara, con tanto di giuria tecnica chiamata a proclamare il vincitore, i tre carri con Topolino, Paperino e Paperina ed un pagliaccio realizzati dai cartapestai trinitapolesi. Un'arte che cresce come crescono i numeri della manifestazione realizzata dall'associazione Trinitapoli in Festa. Il dato più rappresentativo è proprio quello dei 500 tra bambini e ragazzi che hanno sfilato con i gruppi in gara. Competizione con tanto di premio finale, domenica prossima si potrà sfilare al Carnevale di Manfredonia, che ha visto primeggiare la direzione didattica Don Milani con il tema dei pomodori, richiamando i racconti di Carlo Collodi. Emozionante è stata l'esibizione dell'associazione Compagni di Viaggio e i loro falsi d'autore, mentre centinaia di bambini vestiti da Pinocchio, tutti dell'Istituto Comprensivo Garibaldi Leone, hanno riproposto una delle favole più conosciute al mondo. La festa del Carnevale però ha saputo anche unire solidarietà e momenti gastronomici, con la presenza dei volontari dell'ANT e degli studenti dell'Istituto Alberghiero Aldo Moro di Trani, che hanno preparato panini e panzerotti.